Potrà il nostro sole diventare un buco nero? Ma, dirlo è semplice. Come fa a diventare un buco nero? Basterebbe che tutta la materia del sole sprofondasse nel sole. Si dice collassasse, collassare quindi, e questo può diventare un buco nero. Però purtroppo credo che questo non sarà possibile, perché è molto probabile che tutto il combustibile che il sole ha, che poi arriva sulla Terra sotto forma di radiazione, venga consumato e quindi il sole esploda e butta nell'universo tutti i detriti. È come noi avessimo un pallone che voi continuate a pompare, poh, via, e tutti i pezzettini saltano ovunque. E questa sarà semplicemente una nova, oppure, se gli effetti saranno molto molto persistenti, una supernova. Però c'è un'altra cosa che ci riguarda, di cui avevo accennato l'altra volta, che molto probabilmente sarà quella che tra 4-5 miliardi di anni porrà fine al nostro sistema solare. Ce ne fregherà di meno, perché tanto noi non ci saremo. Ma ed è esattamente quella. Si chiama morte termica dell'universo. La radiazione, tutto quello che proviene dai punti del nostro sistema solare, non fa altro che aumentare la temperatura esterna. È una condizione assurda. Quando tutti i corpi celesti si troveranno alla stessa temperatura, non sarà più possibile recuperare energia. Se non ho più energia, vuol dire che è finita. La Terra va avanti fino a quando avrà energia a disposizione. Vediamo, le fonti rinnovabili serviranno a qualcosa. Servono semplicemente per procrastinare nel tempo quella che è la morte della Terra. Pensiamo un attimino più ampio. Se in tutti i corpi del nostro sistema solare ci limitiamo a questo, arriveranno ad avere la stessa identica temperatura. Chi ci sarà, ammesso che ci sia, non sarà più in grado di recuperare energia, di sfruttare l'energia. E questo vuol dire che è finita per il sistema solare. Però c'è un equilibrio più grande di quello che noi possiamo immaginare. Se il sistema solare sarà in questa condizione, quindi potrà collassare sicuramente, questo comporterà assolutamente il fatto che anche tutto, poi l'universo, l'effetto domino, collasserà, quindi verrà distrutto completamente. Molto probabilmente questo potrà essere l'inizio di quello che si chiama un altro universo, il cosiddetto Big Crunch. È probabile che da questo possa poi ritornare tutto quanto. Ecco, io mi fermo qui, se voi avete qualcosa, se no amplio altri concetti. Tanto i 9.000 miliardi. Scusi un attimo. Sì, non ho i calcoli in testa. 9.460 miliardi di chilometri. Evviva, evviva. No, ah. Non mi è mica chiaro il discorso lì della... Mi scusi, questo è molto importante per una cosa. Tanti vedono gli UFO. Faccio una digressione. Sì, è possibile. Appunto. Almeno quelli conoscenti. No, non è possibile. Se supponiamo che il corpo che arriva sulla Terra sia fatto come noi, se fosse stato fatto di cristallo, pare che i cristalli, il quarzo per dire il vero, hanno una vita interna loro, potrebbe anche essere, però non possiamo parlare o vedere foto di cose che sono come noi, perché non è possibile anche per le velocità, per le distanze e per le velocità. Prego. No, volevo dire, questa teoria, perché in sostanza mi sembra che sia più che altro una teoria. No. Ma siccome lei ha detto all'inizio che nella ricerca si va sempre avanti, si certo cambia, allora è probabile che tutto questo negativo che lei ha detto, magari domani diventi tutto bello positivo. Ma è tutto positivo secondo me, perché questo comporta a dei risultati che sono molto importanti. Per esempio, tante particelle, adesso io non ho toccato le particelle, ma la scoperta e la manipolazione di tante particelle, pensiamo al campo medico che cosa hanno portato. Certo che è chiaro che la ricerca va avanti, però noi non possiamo attenderci domani quello che pensiamo oggi. Questo è sicuramente, ci vogliono anni di sperimentazione e dopo ci vuole
l'idea che permetta di far fronte a questo. Pensiamo solo ai raggi gamma. Una volta erano terribili questo e quell'altro. Non nascondiamocelo, la gamma knife è una pratica per curare i tumori al cervello. Questo, adesso vengono manipolati, vengono indirizzati in un determinato modo e hanno dei risultati. Cioè, però sono cose che prima la fisica dimostra, poi spetta agli ingegneri, soprattutto medici o qualsiasi altro settore, di dover cercare quelli che sono i possibili sviluppi positivi per l'umanità. Cioè, alla fin fine quello che io voglio dire è che l'evoluzione di tutte queste cose è molto più rapida di noi e sta diventando sempre di più, vorrei dire, per molti ma non per tutti, utilizzando una frase particolare. Però insomma, la ricerca deve sempre andare avanti, non c'è... No, la ricerca va sempre, sempre più avanti. Se qualcuno è appassionato di Asimov, tante cose Asimov le aveva scritte nei suoi libri, che erano libri, vorrei dire, di, chiamatemi, di fantasia, insomma, alla fine, fantascienza, e sono diventate realtà. Nessuno avrebbe mai pensato, ci sono 8, quasi 9 chilometri di differenza, che il tempo sull'Everest è diverso dal tempo qui. Che il tempo biologico, vabbè, questo può essere concepibile per la gravitazione, questo che l'altro, però prendiamo un orologio che non è soggetto alla gravitazione, un orologio posto qua e posto sull'Everest segna, scandisce cose diverse. Nessuno avrebbe mai pensato, c'è un paradosso molto bello, quello dei due gemelli, che supponiamo due gemelli, uno resta sulla Terra, l'altro va nello spazio e viaggia alla velocità della luce, mi pare che se la velocità è di un centimetro al secondo inferiore a quella della luce, quando sulla Terra passano 9 anni, quel signore lì è invecchiato di 2 giorni. E 9.000 anni sulla Terra equivalgono a 2 giorni nello spazio. Però, questa sì che è teoria, perché la velocità massima raggiunta da un mezzo meccanico, con questo dico un mezzo costruito dall'uomo, di 36.000 km all'ora. Contro i 36.000 km all'ora contro i 300.000 km al secondo della luce. Della luce. Chilometri al secondo che contro i 300.000 della luce. Della gravità. Allora gli astronauti non percepiscono mica il tempo come noi. No, difatti se ha presente una cosa, io ho visto a Sanremo l'intervista, ricordate il mio microfono? Il microfono che era costretto a tenerlo. Lei riusciva a rimanere a galla perché la sua massa, il suo peso era tale. Un oggetto un attimino più leggero e purtroppo sfuggiva. E guardate che questo è molto importante. Perché? Perché nella Luna non si riesce a respirare? Perché semplicemente gli elementi più leggeri sono sfuggiti dal campo gravitazionale. Sono rimasti quelli più pesanti, che sono quelli nocivi dell'uomo, perché l'uomo purtroppo ha bisogno di elementi chimici che sono molto leggeri e che solo la Terra può fornire. Le atmosfere dei pianeti sono vincolate da questa condizione, che è la forza di gravità. La forza di gravità imbriglia questi gas, ma che all'uomo non servono niente. Che se è troppo forte diventano liquidi i gas. Sì, soprattutto noi abbiamo un metabolismo che permette di avere idrogeno, ossigeno, insomma, gli elementi più fondamentali. Ecco, basta. Ma là non ci sono. Lei ha buttato lì prima il discorso che ci sono degli elementi che viaggiano alla 25 volte la velocità. Sì, cosiddetti tachioni. I tachioni. Quindi la teoria che stiamo... non vale in quei casi lì, oppure non si sa? Allora, tutto diventa un caso particolare. Mi spiego meglio. E dopo vi spiego anche che cosa vuol dire quel 25 volte. Allora, questa è la fisica classica. E dopo vi faccio un esempio che avevo fatto l'altra volta, ma lo rifaccio. Questa è la relatività. Vedete che vede una parte di questo, che è la fisica classica. Cioè, in altri termini, la relatività non può smentire quello che si sa, quello che è stato fatto. Diventa un caso particolare. La futura teoria sarà questa. Vedrà la relatività come un caso particolare,
che va bene in determinate situazioni. L'ho fatto l'altra volta, ma mi piace molto rifarlo per un motivo. C'è una legge molto semplice, risale addirittura ai greci. Se io applico una forza, un corpo accelera. La proporzione è dovuta dalla massa. Facciamo scuola, penso lui, giusto? Questa è una gran balla di quelle grosse. Ma la trovate dappertutto, eh? Cioè, la insegno anch'io. La bellezza di questa formula è semplicemente il fatto che è semplice, non ha assolutamente niente. Non vi porta quella relativistica. Per quale motivo? Questa mi dice, io applico una forza, questo accelera. Immediatamente. Questa significa che dal momento in cui io batto, al momento in cui questo si mette in moto, c'è questo immediatamente. Vuol dire che la forza si propaga dentro il corpo per metterlo in moto a velocità infinita. Eh no. Se C è la velocità della luce è la velocità massima, vuol dire che c'è un tempo di propagazione della forza nel corpo. E questa formula non ne tiene conto. Questa va bene dopo che si è messo in moto. Ma prima che si è messo in moto è una bugia. E la formula cosa dice? F uguale? Massa per accelerazione. Ah, massa per accelerazione. Porto un altro esempio. Spero riusciate a seguirmi con questo, il metodo è più semplice. Per dire che cosa succederà con la nuova teoria. La massa dipende dalla velocità. La scrivo e dopo ve la spiego. Eccola. Allora, corpo, la massa di un corpo. M con questo indice, che chiamiamo M con 0, è la massa quando io sono fermo. V è la velocità, C è indicata la velocità della luce. Questa formula ci dice, relativamente corretta, che man mano che aumenta la velocità, la mia massa aumenta. Per assurdo, se io vado alla velocità della luce, la massa diventa infinita. È come dire, se questa penna io la porto alla velocità della luce, la sua massa è tutta la massa dell'universo, infinita. C'è tutto qua dentro. E guardate che questo ha fatto sì che molte particelle, vediamo i fotoni, hanno massa zero. Eppure ci sono, ci illuminano, hanno massa zero. Questo è un giochetto matematico che è servito. Il problema è qui. Se io qui vado a 25 volte, penso che abbiate sentito più o meno tutti che dentro le radici quadrate ci devono essere numeri positivi. Diventa negativo. Quindi non vale più. Qualsiasi relazione matematica non vale più. Perciò è da rivedere completamente. Cioè la futura formula sarà quella che dirà ho a che fare con particelle che viaggiano alla velocità della luce, devono rispettare queste. Ho a che fare con particelle che viaggiano a velocità superiori a quella della luce, deve essere diversa, per forza, perché sennò matematicamente qui non ci siamo. Non ci siamo assolutamente. E allora, probabilmente la teoria vedrà questo. Viene scardinato quello che ho anticipato, cioè il principio fondamentale della relatività generale che dice che la velocità della luce è la massima possibile. Si sta facendo strada un'altra teoria che è questa. Supponiamo che questo sia il punto del Big Bang, dove è successo, dove abbiamo l'origine dell'universo. Prendiamo due punti. Noi siamo qui, un altro qui. Allora lo indico con la Terra e qui un altro punto. La teoria molto probabilmente è questa. Voi sapete che è stata misurata la radiazione, cioè il calore proveniente dall'origine dell'universo. 6,5 gradi Kelvin, quindi molto freddo, sulla Terra. Quindi è stata misurata la temperatura. Se voi pensate a un grande scoppio, a un calore grosso, a un fuoco, man mano che vi allontanate la temperatura diminuisce. Però riuscite a misurarla con un termometro. E questo è stato fatto nel 65 da chi ha preso il Nobel poi nella fisica. Allora, la teoria probabilmente è questa. Noi ci troviamo a 14 miliardi di anni luce di distanza dall'origine dell'universo. La velocità della luce in questo punto
è quei famosi 300.000 km al secondo. Se io sono più lontano, la velocità della luce è inferiore, 250.000 km al secondo. Se io sono più vicino, la velocità della luce è maggiore, 500.000 km al secondo. E allora che cosa vuol dire? Che quelle particelle che arrivano sulla Terra e che hanno velocità superiore a quella della luce sono nate in una situazione, in un punto molto, molto vicino all'origine dell'universo. Dura? Immaginiamo. Questa materia, purtroppo. Ma è legata alla massa questa? Sempre. Cioè alla massa del Big Bang, cioè. Supponendo che sia stata infinita. Per forza. No, ma il fatto che si avvicina al sì. punto di scoppio, diciamo. Sì. Lì la velocità della luce era più forte. Era più forte, però questa è ancora una teoria. La teoria per non me. Sì, sì. Nuovissima, da qualche anno stanno studiando su questo, proprio per spiegare i tachioni sono stati visti, sono stati, come si può dire, già manipolati con i computer, quindi qualcosa ci deve essere. Mi pare che sia abbastanza logico, questa sarà la fisica del futuro, pensare a questo errore che ha fatto Einstein, e cioè parlare di 300.000 km al secondo, guardate che questo non avrà ripercussioni su di noi. Che è relativo a Terra e ai ragionamenti. Esatto. Cioè. E l'ha misurata, mi pare, la velocità della luce, no? Sì, c'è l'esperimento di Mathison Morley, ma dopo anche Galilei stesso era arrivato a delle velocità non indifferenti. Quindi è relativa alla Terra. Sì, esatto, esatto. Quindi la velocità diventa una coordinata del corpo celeste rispetto all'origine dell'universo. Quindi un'altra variabile. Un'altra variabile. Cioè è distante tot perché la velocità della luce è 300.000. Se fosse più vicino la velocità sarebbe maggiore. Maggiore o più oppure minore se siamo più lontani. No, cambia tutto. Cambia tutto. Se è questa la considerazione. Le macchine ci hanno permesso di fare delle cose, ma tutto sommato è quella pappetta grigia che è dentro in una scatola cranica. Che si chiama intuizione. Che fa capire tutte queste cose. Quindi, la potenza. Questo mi permette di dire una cosa. Noi abbiamo a Verona uno che attualmente è considerato tra i più grandi fisici e astrofisici del mondo. È nato a Verona, ha fatto il Maffei, che è Carlo Orbelli. Se vi capita, ha fatto un libro che... È quello di quel libricino della Delphi a 10 euro. Perfetto, perfetto. 7 brevi lezioni di fisica. È una cosa, credo, ho segnato da credo che sia da mettere sul calendario, perché da un mese a questa parte è il libro più venduto in Italia. Ha superato addirittura l'ultimo di Umberto Eco. Quindi vuol dire che sete di conoscenza ce n'è tanta. Purtroppo c'è questo discorso che sono materie che non hanno un linguaggio semplice. No, non hanno un linguaggio semplice. Dovrebbe essere spiegato. Però il fatto, lui utilizza solo, mi pare che ci sia una sola formula. Gli schemi iniziali, quelli che ho fatto, li ho presi da quel libro lì perché era di una chiarezza, facendoli con una certa velocità, di una chiarezza comunque unica. Ecco, ma per dire che insomma, essere il libro più venduto in Italia vuol dire che non è per specialisti. Mm-hmm. E quindi per dire l'intelligenza artificiale non supererà mai quella che... Ma l'intelligenza artificiale da chi è fatta? Punto. L'unica cosa che un computer può fare è elaborare più velocemente. Molto più velocemente di quello che noi possiamo fare. Però i dati li mettiamo su. Come diranno, le macchine comanderanno la... No, dipende dal processore. Assolutamente. Guardate che comunque anche questo è un settore, non lo conosco molto se non... così di sfuggita, anche Verona Informatica stanno facendo dei robot che sono incredibili, cioè con una capacità addirittura di conoscenza delle persone. Sì, ma dipende dal tipo di processori che riusciranno a... Indubbiamente. Se cominciano a usare... guardiamo i cellulari. Elementi biologici... Guardiamo i cellulari, cioè questi qui di ultima generazione, in un secondo sei su internet. Guardiamo il 4G adesso, la velocità che genera di acquisizione dei dati.
pazzesca, ma io so che in Corea, perché il mio ex studente sta lavorando su questo, sono ai 25G, vuol dire che vuol dire stanno lavorando su quelli che si chiamano i cellulari quantistici, computer quantistico. Che cos'è un computer quantistico? Io non ho niente, mettiamo una scatoletta, mi diceva grande così, la apro e si forma come fosse fatta di luce un reticolo che non c'è, ma io ho il tasto. Purtroppo, sono giusto così. Per fortuna. Puoi scrivere la bibliografia di questo libro, così poi noi passiamo e chi vuole almeno agli estremi per comprarsene. Che può essere, possono essere i compiti per casa. Dopo comprensibile, non lo so, visibile sì. È venuto anche sulla Rai. Sì, è stato. Questo per lanciare un piccolo messaggio. Sì. La Rai, tanto vituperata, però fa presenta delle cose che aprono il cervello. Sì, però è anche altrettanto vero che è un caso letterario, cioè un libro di fisica ha superato in vendite quello ultimo di Umberto Eco, che è tutto dire. Ha superato in vendite, non so se l'avete sentito, che è un testo che aveva anticipato quello che a Parigi è esteso di Michael Houellebecq sotto missione, che è stato un caso letterario, venduto una caterva, eppure questa nel giro di 15 giorni è venduto di più. Cioè, questo fa piacere perché, insomma... C'è anche un libro sulla matematica, l'ultimo, di Odi Freddi, il museo della matematica, museo dei numeri. Odi Freddi non mi piace, perché è troppo filosofico. Lui è un filosofo, non è un matematico, che dopo si sia occupato di storia della matematica è un altro discorso, ma per me la matematica è un'altra cosa. Cioè, a me l'origine del numero non mi interessa. Mi interessa che cosa faccio con i numeri. Prego. Sentivo. Però è interessante comunque anche quello di Freddi. Se vi capita di quello lì, leggete i paradossi. Ho quello libro dei paradossi. A fianco il libro di Eco. Adesso devo vedere quale dei due iniziare. C'è questo qua. Quello di Eco io l'ho letto, non mi è piaciuto. Ma a parte il nome della rosa non ve l'ho visto in uno dei intelligenti. Questo poi non mi è piaciuto per niente. Lesi prima questo, così te capisci meglio dopo quello. Ma per consiglio. Che consiglio. Va bene. Bene, se ci sono altre cose, se no. E in conclusione. Non esiste la un pensiero, una macro frase con delle parole chiave che ci restino in mente e su cui posare il nostro ricordo di quello che ha detto il professore per fissare i concetti. Ma leggevo stamattina una molto bella, che gli extraterrestri esistono perché non sono venuti a cercarci. Ah, che è cattiva! Praticamente quello che ho detto, che il genere umano fa schifo, insomma. Eppure cerca di capire questo genere umano. Insomma, la botta è grossa, quindi oggi non dico niente, non c'ho la frase proprio perché pensavo, ero già in imbarazzo io a dire determinate cose, che non sono semplici, cioè facendole magari da qualche altra parte, utilizzi qualche formula, una roba di questo genere, è tutto un altro discorso. Diciamo che i concetti li abbiamo un po' capiti. Dopo, cioè,
Io ci ho provato, eh. Sì, se uno ci fa delle domande facciamo un po' fatica a spiegarle, però insomma, sì, una sì, volta sì, abbiamo capito. A spiegarle, male, se ci chiedono. Se non altro abbiamo capito l'ultima. Praticamente la velocità delle luci si misura in base alla vicinanza. Sì, sì, bene. Andare per gradi, insomma, per capire le cose. Comunque l'anno prossimo riprenderemo questo percorso e sarà modo di avvicinare. Tutto cambiato. Sì. Sì, ma l'anno prossimo magari parleremo di qualche altra cosa. Immergersi nella cultura sono sempre momenti belli, sia la musica, sia la letteratura, sia queste nozioni ci si estranea dai problemi ed è sempre bello. Allora, io non ho partecipato al microcosmo. Le leggi fisiche del microcosmo sono uguali a quelle del macrocosmo? Sono uguali? Solo che sono inconcepibili. La meccanica quantistica purtroppo attualmente è in attrito per quanto riguarda la relatività. E adesso quindi una delle branche della fisica che sarà quella di cercare di unire le due teorie. In altri termini, tutti i fisici stanno facendo la ricerca fisica, non fa altro che cercare di unire tante teorie e farle come casi particolari di un'unica teoria. Cioè, il problema c'è la guerra tra i fisici. Ci sono tante teorie e si cerca di renderle uniche. Ma proprio di renderle uniche. Sì, ma ogni teoria ha aiutato l'altra, penso. Ma ce ne sono di quelle che sono proprio in contraddizione, perché guardate... Della terra guardate, al dico, quadrato. Dico solo una cosa. Pensiamo alla luce. Ci sono due teorie, sono tutte e due valide. C'è chi considera la luce come un'onda. Un'onda. Quando io ho parlato prima, un'onda elettromagnetica, quando io ho parlato prima ho detto è portata dai fotoni, quindi corpuscoli. E questa è la teoria corpuscolare della luce. E sono, cioè, la luce si presenta come onda oppure come particella, cioè come fotone. C'è un'unificazione delle due dove è questo fotone che diventa onda elettromagnetica. Però quello che dico, è una cavolata, alla fine sono due parole. Ma tutto deve essere supportato da esperimenti e da calcoli, perché dire questo è semplice, però dopo non si può parlare a vanvera, la scienza non parla a vanvera, la scienza sperimenta quello che ritiene e quindi determinati fenomeni sono descritti, uno perché l'onda è la luce è onda, altri perché sono corpuscoli. E lo stesso fenomeno non può essere descritto facendo l'ipotesi contraria. Non è semplice, insomma. E riguarda solo la luce, figuriamoci poi, quando andiamo oltre. Perché si parlava della gravità che noi sì. abbiamo sulla Terra, perché ci sono delle particelle che l'uomo ha bisogno, ma adesso col buco dell'ozono che si apre questa massa grande, cosa succede? Ma per quanto riguarda, no, per quanto riguarda, diciamo, dal punto di vista fisico non succede niente. Quello che può accadere è semplicemente, come vi dicevo prima, la luce che proviene dal sole, che è quella più importante, la radiazione soprattutto, perché quando noi diciamo luce, in realtà sono determinate frequenze di radiazione, come la radio. La radio, se voi cambiate frequenza, cambiate stazione. Quindi vuol dire che lì arrivano dei segnali con diverse frequenze. Il problema è esattamente questo, che queste frequenze, se colpiscono l'uomo, sono dannose. Sono dannose. Quello che l'uomo ha fatto...